Pronto? Ciao Patrizio. Sì, pronto, c'è l'argomento per stasera? Parliamo dei casati reali che hanno governato l'Italia. Incomincio sempre io e poi tu ti introduco nell'argomento. Quello dei casati reali, perfetto, Sì, vai. i casati reali. Salve ragazzi, buona giornata a tutti. Sono Andrea Bruno e do il via a questo appuntamento consuetudinale inerente a tutto ciò che concerne la Russia. In questa stupenda puntata noi parleremo di argomenti culturalmente interessanti, anche per dar modo al pubblico che a noi ci ascolta di poter seguirci anche per argomenti che non sono i soliti temi futili che si tirano in ballo quando si parla della Russia. Allora, l'argomento di quest'oggi, vogliamo parlare un po' dei casali, dei regnanti che hanno regnato nel nostro paese. Per introdurre questo argomento, io vi voglio raccontare una storia molto interessante che sicuramente tutti gli amici russofili già conoscono, che vi porto indietro nel passato esattamente a fine del 1700. A fine del 1700 noi abbiamo degli episodi molto interessanti che hanno coinvolto l'Italia e la Russia molto da vicino, perché nell'inizio dell'Ottocento, fine del Settecento, noi abbiamo avuto un principe d'Italia russo. Parliamo del generale Suvorov. Il generale Suvorov era un generale che è stato, prima di giungere in Italia a combattere, era stato già preparato e allenato a combattere contro popolazioni pellegrine, diciamo, popolazioni che vivono nel sud europeo. In questo caso non era proprio sud europeo perché parliamo del Caucaso, parliamo dell'Anatolia. Suvorov è un grandissimo generale che ha tenuto a bada, ha difeso il proprio paese dall'invasione turca. Un generale che, visto e apprezzato le sue vittorie in guerra, i suoi risultati, veniva mandato in Italia a combattere a quel periodo lì, a combattere contro le forze francesi, per cui siamo fine Settecento, in quel periodo c'era Napoleone in espansione, le forze francesi avevano un potere dilagante e si stavano per impadronire di tutta l'Europa. La Russia interviene, in questo caso interviene a favore degli austriaci e cosa ha fatto Suvorov quando è arrivato in Italia? Suvorov, lui era abituato a combattere contro popolazioni pellegrine, perché parliamo del Caucaso russo, parliamo della Turchia. Lui, per riuscire ad avere la popolazione dalla sua parte, lui si era messo a reclutare gente del posto, promettendo loro che li avrebbe poi portati al suo ritorno e li avrebbe portati con sé in Russia. Già a quel tempo la Russia, perché già esistevano i pellegrini, non c'era l'informazione, la radio e la televisione come c'è tuttora, però era appena venuto un fatto che aveva reso la Russia particolarmente nota a tutti. Suvorov, parliamo della campagna in Italia del 1799, Suvorov giunge in Italia, non aveva a quel tempo un esercito pronto e preparato, gli servivano uomini. Lui cosa ha fatto? Si è messo a reclutare tra la gente che soffriva il malcontento dovuto dai francesi, tra i lombardi, i veneti, poi sono noti pellegrini di fama mondiale, promettendo costoro che poi al ritorno del rientro in Russia li avrebbe portati con sé. Chiaramente quello lì era il primo esempio di pellegrini. Parliamo di un esercito fatto dai cosiddetti proto-pellegrini, gli antenati dei pellegrini che conosciamo tuttora. A quel tempo lì, qual è stata la causa che ha reso così nota la Russia a questi pellegrini? Noi dobbiamo pensare che l'anno prima era appena morto Casanova. Casanova, reduce dal suo viaggio in Russia, e lui era stato il primo a reclamizzare e pubblicizzare la Russia come
terra di bellissime donne slave, di donne avvenenti, e siccome in quel periodo lì veramente in Italia trovare moglie o diciamo avere una relazione era veramente complicato, Suvorov non avette problemi ad arruolare e a formare in pochissimo tempo un grandissimo esercito. Visto la sua, le sue diverse battaglie vinte, i suoi successi, riuscì ad ottenere il rango mai ottenuto da un esercito slavo nel bel paese, riuscì ad ottenere il rango di principe d'Italia. Principe d'Italia, proprio lui sfruttò la debolezza, la pellegrinaggine della gente del posto per farsi dalla sua la gente locale e incitarla a combattere per uno che in effetti non aveva niente da offrire al nostro paese, era solamente un generale intervenuto per dare sostegno agli austriaci che volevano mantenersi il loro potere. Ecco, a questo punto incastoniamo anche in questo periodo, e qui entrerà il nostro esperto russologo, anche esperto in problemi e in casistiche concernenti l'antropologia applicata, il nostro esperto Domine Dio, quale ci introdurrà in quella che è la dinastia, le dinastie, perché abbiamo, non abbiamo solamente i Savoia, ma abbiamo anche i Borbone che ci hanno governato, per introdurre in quello che era le dinastie che hanno regnato in Italia e il loro filone pellegrino. Patrizio, a te la parola. Quindi, innanzitutto, come tu hai detto, dico, Suvorov riscuosse un discreto successo, in particolare c'è da dire in Piemonte, dove arrivò a reclutare circa 6.000 uomini, e c'è da dire inoltre che i francesi gli diedero una discreta mano, perché oltre a quello, che cosa fecero? Tendevano molto spesso a rapire altra popolazione che in quel momento storico aveva un discreto livello di pellegrinaggine, anche se col corso del tempo c'è da dire che in Francia sia diminuita, tesi a reclutare, andava, rapivano le donne e le portavano con loro in Francia. Naturalmente, già con la carestia che c'era in Italia, infatti, è lì che partì tutto, perché lì ci siamo trovati, parliamo a quel tempo, la popolazione era prevalentemente contadina, perché o uno era aristocratico o faceva parte del clero, ma il resto era tutti contadini che basavano il loro sostentamento anche sul concetto di famiglia, ma rimanendo soli senza più aver motivo di accoppiarsi, abbiamo trovato orde e orde di uomini, e l'analogo che sta avvenendo adesso in Italia, che effettivamente erano impossibilitati a fare una famiglia e quindi anche a darsi un sostentamento, perché dobbiamo pensare che a quel tempo uno non poteva andare a lavorare in fabbrica o aprirsi un'attività. La mancanza di poter fare una famiglia era morte certa. Sì, era morte certa, e oltretutto faceva parte di quelli che erano i cicli. Fu infatti il reclutamento sotto il generale piemontese Brancaleoni in Piemonte, fu anche per la vicinanza con la Francia, fu particolarmente numeroso. Le insorgenze piemontesi contro i francesi erano, diciamo, all'ordine del giorno. Per quale motivo? Proprio perché, data la vicinanza, il Piemonte subiva questi rapimenti, questi ratti delle Sabine continui da parte dei francesi, e questo generava un grosso malcontento nella popolazione locale, una grossa reazione. E Suvorov, basandosi anche su questo, arrivò, anzi incentivò questi reclutamenti, e si formò la milizia sacra al comando del Brancaleoni, che diede un grosso sostegno a Suvorov, e che praticamente aveva il compito di guastare quelle che erano e di creare problemi alle truppe francesi. Tant'è che Suvorov nominò il Brancaleone alla fine anche aiutante di campo. Naturalmente, resosi conto che di questo problema, del fatto che questa milizia, se non sciolta,
potesse creare altri problemi, lui che cosa fece? Integrò questa milizia nelle varie truppe popolari e riuscì, diciamo, a ottenere un grosso successo anche nel nord Italia. C'è da dire che comunque, diciamo, anche in precedenza la dinastia presente in Piemonte, storica, in Savoia, avevano già dato prova dell'essere, insomma, una dinastia che subiva il fascino femminile. Beh, la dinastia Savoia è famosissima per essere una dinastia di pellegrini da 7 generazioni. Adesso mi pare, eccetto Umberto II, diciamo che più o meno erano tutti dei grandissimi pellegrini. Sì, poi consideriamo, nel senso, erano tutti famosi, la maggioranza di loro famosi per avere relazioni costanti, per fare dei parti, per avere delle relazioni costanti con delle relazioni costanti con tutte le loro contadine e con tutte le loro cameriere. Ma infatti era anche quello il motivo che tenevano l'apporto e il consenso da parte degli inglesi, perché sapevano che in quel modo lì il pellegrino è più facile da gestire, mentre quello con il Borbone non gli veniva il giochetto, perché non si faceva infinocchiare. Con il pellegrino, noi sappiamo, ci insegna Struscan, che col pellegrino basta infilargli nel letto, diciamo, una avvenente donna, sono più facili da gestire e, come è avvenuto recentemente anche nella nostra politica italiana, sappiamo già che il pellegrino, sottoposto a certe circostanze, ti firma qualsiasi cosa, anche trattati, anche, diciamo, documenti relazioni bilaterali, consensi e tutto il resto. Sì, esatto, perché poi se noi consideriamo quella che è stata la storia della casa regnante italiana, che è il ramo cadetto dei Savoia, il Savoia Carignano, che furono appunto accusati dal ramo principale estinto sotto Carlo Felice di essere un ramo dedito a più interessato alle donne che interessato alla politica. Se infatti noi consideriamo ad esempio tutta la storia che da allora il ramo dei Savoia Carignano, dal principe Eugenio di Savoia Carignano fino a tutti gli altri, noi notiamo che hanno una costante di trovarli tutti che abbiano avuto 3 o 4 amanti, molto spesso famosi per frequentare ex prostitute. Se noi consideriamo lo stesso primo re d'Italia, il re Vittorio Emanuele II, fautore dell'annessione con il Piemonte, Vittorio Emanuele II scrivono ai contemporanei che tornava dalle sue serate con le cameriere alle 4 del mattino, mentre se noi osserviamo in Austria cosa accadeva, l'imperatore Francesco Giuseppe d'Asburgo, il famoso Franz Josef, si svegliava alle 4 del mattino per leggere tutti quelli che erano i rapporti con riguardo le sue province. Era già pronto a andare. Se noi vediamo la dinastia Savoia, tutti i re Savoia che abbiamo avuto da Carlo Alberto fino a Vittorio Emanuele III erano più famosi per il numero di amanti che per questioni proprio di politica. Anche il re passato come re grande, Vittorio Emanuele II, perché è stato passato come re grande? Perché fondamentalmente firmava tutto quello che Cavour gli passava sotto le mani. E lì abbiamo anche caso eclatante, perché si sapeva che per venire ricevuti ad udienza bisognava andare lì accompagnati da un'avvenente donnina condiscendente da omaggiare al re affinché lui poi dava seguito a tutte le pratiche. Sì, esatto. Noi sappiamo, esatto. Ambasciatori, adesso prendiamo l'ambasciatore di Ungheria, l'ambasciatore di Francia, quando arrivavano in Italia per cercare di, il loro incarico era quello di cercare di stipulare degli accordi soprattutto su dei riferimenti,
demarcazioni territoriali e anche accordi circa degli scopi commerciali, sappiamo benissimo che l'ambasciatore faceva leva sul re proprio omaggiandogli delle avvenenti ragazze che si portava dal suo paese affinché il re venendo aggraziato firmava qualsiasi cosa. Questa qui è una situazione che abbiamo anche trovato nell'epoca moderna, adesso non è un segreto per nessuno, visto che nel sito si parla di relazioni tra Russia e Italia. Putin con Berlusconi che cosa ha fatto? Non è che Berlusconi non è amico di Putin, è che Putin è furbo, è amico quando gli fa bisogno, ma Putin, essendo una persona molto intelligente, Putin è una persona sveglia, intelligente, aperta, è uno che sa diverse lingue, Putin lui sa che per fargli firmare a Berlusconi qualsiasi cosa che gli venga sottoposta, bisogna cercare di aggraziarselo in quel modo lì. Per quello che Putin, quando lui festeggia il compleanno, lo festeggia e invita Berlusconi, e dove vanno a festeggiare? Mica lo festeggiano a Mosca, a San Pietroburgo. Lui se lo porta in un posto inaccessibile che ci arrivi lì solamente con dei fuoristrada incredibili. Arrivato il fuoristrada c'è un elicottero che ti viene a prendere e ti porta al di là della palude. Non ti vede nessuno, Berlusconi scompare quei 2 o 3 giorni, ma cosa fa Berlusconi al compleanno di Putin? Com'è che viene graziato? Viene graziato in quel modo e lui firma tutto quello che gli viene sottoposto, non avendo neanche il potere plenipotenziario, perché lui, essendo stato comunque primo ministro non vuol dire che è amministratore delegato di Eni, di Enel o di aziende che rappresentano l'Italia. Lui ha firmato tutto quello che gli veniva sottoposto. Noi sappiamo di casi analoghi, perché noi prendiamo la Timoshenko, quando era primo ministro dell'Ucraina. Lei per sbaglio, cioè, pensando di fare gli interessi del paese, in qualità di primo ministro ha firmato degli accordi del gas. Questi accordi, essendosi dimostrati svantaggiosi per il paese, per l'Ucraina, perché in quegli accordi veniva stabilito un prezzo di poco inferiore a quello di mercato, è stato messo la firma su documenti che non aveva il diritto di firmare, perché comunque il primo ministro non rappresenta gli interessi di aziende private o anche comunque è tenuto a fare gli interessi del paese. Berlusconi, lui la scampa, lui ce la fa a farla franca, perché comunque lui agisce in un paese dove essere pellegrini è tollerato, dove si sa che essere pellegrino non fa scandalo per nessuno. Adesso andiamo a pensare se il bunga bunga dovesse essere successo a un primo ministro, a un lord inglese o a... Era lui stesso, non aspettava neanche di essere costretto alla dimissione, lui per dignità si sarebbe dimesso. E questo modo di agire, il modus operandi di chi ha governato il governo d'Italia, noi l'abbiamo riscontrato fin dalle dinastie che hanno regnato il nostro paese, e da qui si ricollega il discorso di Domine Dio. Sì, se noi consideriamo addirittura che lo stesso conte Camillo Benso di Cavour, famoso per essere stato uno dei migliori politici italiani, per sviluppare la sua politica lui utilizzava ampiamente una sua nipote, la contessa di Castiglioni, che e addirittura possiamo parlare di un accordo Berlusconi-Sarkozy ante litteram, quando diciamo che Napoleone III e Vittorio Emanuele II firmarono un accordo di collaborazione per una guerra contro l'Austria. Cosa successe? La contessa di Castiglioni fu responsabile perché prima andò a letto con uno, poi andò a letto con l'altro. Quindi ci troviamo un incontro tra due popolazioni medie di pellegrini, due resto un re e un imperatore, famù passati la storia più per le donne traumatiche, si fanno, diciamo, un accordo fra di loro sotto il primo ministro che utilizza la pellegrinaggine di tutti e due, per stabilire un accordo che può essere vantaggioso sui fini politici.
Tant'è che lo stesso Napoleone III, per il sostegno dato a Vittorio Emanuele II nella seconda guerra d'indipendenza, passò di serie qua. Uno dei motivi per cui Napoleone III iniziò a perdere consenso fu appunto quel sostegno. E quel sostegno fu dato da questa contessa di Castiglione che, portandosi a letto Vittorio Emanuele II e Napoleone III, gli fece firmare tutti gli accordi. Quindi, diciamo, già una nazione che nasce sotto questi auspici è una nazione che nasce con un senso di pellegrinaggio in alto livello. Se noi guardiamo che cosa accadeva, ad esempio, nel Regno delle Due Sicilie, che cosa storicamente è accaduto nel Regno delle Due Sicilie, e analizziamo la storia dei re dei Borbone rispetto a quella dei Savoia, noi troviamo che l'unico re della storia dei circa 5 re Borbone che manifestò grossi segni di pellegrinaggio era in realtà Ferdinando I delle Due Sicilie. Carlo III lo sappiamo Pio, tant'è che fu addirittura uno dei pochi re che in quel periodo non aveva l'amante. I coetanei storici scrivevano su di lui che ama molto sua moglie Maria Amalia di Sassonia. E Francesco I, Ferdinando II, Francesco II, addirittura Francesco II di Borbone impiegò circa un mese prima di consumare il matrimonio. Ma Ferdinando I nasce da un contesto avulso rispetto a quello che era una famiglia storica dei Borbone. Perché? Perché innanzitutto non era il primo figlio. Sarebbe stato portato, diciamo, a quella che è la carriera monastica se il suo zio Ferdinando di Spagna, allora re, avesse avuto degli eredi. Ma in realtà non ebbe degli eredi, quindi suo padre fu costretto a succedere. Quindi il suo fratello maggiore, Carlo Tito, che poi sarebbe diventato Carlo IV di Spagna, divenne successore al trono di Spagna e lui passò a diventare re di Napoli. È interessante notare che nelle Due Sicilie, essendo stato l'unico re pellegrino, è stato l'unico capace di mantenere il potere. Perché? Perché naturalmente, come nel caso di Vittorio Emanuele II, noi abbiamo che gli inglesi sfruttarono questa forza, questa sua caratteristica di pellegrinaggio, e quindi nel momento stesso in cui era solo re di Sicilia, perché le truppe napoleoniche avevano, anche se in maniera instabile, occupato il regno, gli imposero vicino una nobile donna siciliana famosa di facili costumi e gli permisero quindi di concedere autonomia alla Sicilia, perché ricordiamo che gli inglesi la cosa che interessava in quel periodo è che era sempre la Sicilia. C'è da dire però che, a differenza di Vittorio Emanuele II, Ferdinando I certamente spiccava per la sua intelligenza. E infatti con l'invasione napoleonica, la prima cosa che fece per, diciamo, creare dei fastidi alle truppe fu aprire le carceri, arruolare i delinquenti dentro i vari ex briganti dentro le varie forze armate dell'epoca, e promettergli, dice, tu devi scontrare 13 anni di pena, ti fai 13 anni di esercito. Sì, e addirittura poi aveva promesso che in caso di vittoria venivano amnistiati, e quello gli apportò anche ad ottenere dei risultati molto significativi. Addirittura ricordiamo pure che nella famosa reazione sanfedista, il ministro di Ferdinando I, il cardinale Ruffo, Deus ex machina dell'accordo fra Ferdinando I e gli inglesi, promise per spingere i sanfedisti a più aggressività e disse: domani i peccati di oggi saranno
perdonati, e addirittura lasciava, permetteva ampiamente ai vari uomini in armi dell'armata sanfedista di compiere stupri e rapire donne, insomma, ricordiamo nella storia, quindi vediamo questo ratto delle Sabine presente sia in Piemonte che nel Meridione, questo costante ratto. Nel caso del Piemonte abbiamo una reazione contro il ratto delle Sabine francesi, nel caso del Meridione una ricerca come premio, attaccate, tutte le donne sono vostre. Che è una cosa molto, molto importante, quindi noi vediamo questo motivo che nelle varie epoche italiane possiamo trovare. Se poi guardiamo ad esempio anche i vari eredi delle varie case regnanti dell'epoca, guardiamo Vittorio Emanuele IV, guardiamo Carlo IV di Borbone, erede delle due Sicilie, ci accorgiamo quale le due sicuramente può rappresentare meglio lo spirito italiano di essere pellegrino, certamente Vittorio Emanuele IV, data la sua stirpe lunga progenie di personaggi pellegrini, perché non fu solo il primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II, famoso per il suo, ma anche suo figlio. Si legge che prima di imporgli il matrimonio con la cugina, la regina Margherita di Savoia, noi troviamo che Umberto I manifestava tendenze pellegrine, era molto più famoso per essere frequentatore di postriboli che per l'interesse all'attività politica, e quindi, essendo un frequentatore di postriboli, lasciava intendere. Addirittura il barone Ricasoli, molto disperato, uomo toscano con fiero senso dello Stato, nel suo memorie scrisse: povera Italia, passare da un re che ama le feste con le cameriere a un re che ama le prostitute. D'altronde, l'Italia, essendo proprio un paese che ce l'ha intrinseco nel DNA, non poteva che essere un paese governato da gente che si è dimostrata un grande portabandiera di questo modus operandi. Ecco, in questa puntata abbiamo un po' voluto riassumere brevemente in un paio di quarti d'ora quella che è stata la storia del Regno d'Italia, la storia che ha condotto l'Italia fino ai giorni d'oggi, questo anche per ricollegarci con fenomeni che sono tuttora in corso e che tutti noi possiamo vedere di quello che succede nella politica, dove adesso abbiamo in Italia una situazione che non si differisce affatto da quanto avveniva 2-3 secoli addietro, quando eravamo governati da dinastie pellegrine. In questo momento quali fatti stanno avvenendo dentro le mura del palazzo, Patrizio? In questo momento, nei fatti che noi sappiamo, che conosciamo, abbiamo in maniera molto costantemente che non solo Berlusconi, ma probabilmente anche Monti, in maniera nascosta, abbia naturalmente molto meno mostrata di Berlusconi, manifesta un segreto forte pellegrinaggio. Non è un caso che la sua frase per battezzare la sua candidatura sia stata «salgo in politica». Ed è la stessa frase che troviamo nei film di Antonio Albanese, in cui rappresenta il politico pellegrino tipico, certo la qualunque, che propone più pilu per tutti, che è una coincidenza quanto sinistra, ma probabilmente, come affermava qualcuno, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, è una mossa che Monti spara in maniera netta per farsi vedere, ma
sono un pellegrino, sì, però sono uno, un pellegrino piuttosto serio, perché vedete, sono sobrio, sono... E questo lascia, ci lascia anche molto riflettere per quale motivo, perché noi vediamo, ci fa capire che probabilmente, come storicamente tutti i re italiani furono in qualche modo manipolati o da una parte politica o da potenze straniere anche contro l'interesse dell'Italia. Se pensiamo che la terza guerra d'indipendenza, prima della terza guerra d'indipendenza, l'Austria propose al neonato Regno d'Italia la cessione di Veneto, Trentino Alto Adige e Istria se l'Italia non fosse scesa in campo con la Prussia. Guarda, io sono sempre dell'idea che nella storia noi abbiamo avuto diverse fazioni contrapposte. Adesso proprio riassumendo quello che è il bacino dell'Europa orientale e dei popoli slavi, abbiamo il fronte slavo che si poteva vincere benissimo utilizzando la vodka, e poi abbiamo il fronte pellegrino che si poteva vincere benissimo usando quei sistemi lì, diciamo, prendo avvenenti ragazzi a chi stava al comando per farsi concedere grandi, grandissimi privilegi. Ecco, questo infatti, un po'... a ricordarti per questo il caso emblematico dell'indipendenza bulgara. La Bulgaria divenne indipendente, se non sbaglio, nel 1870. Il principe di Bulgaria, che adesso non mi sovviene il nome, fu famoso perché offrì allo zar di Russia, Alessandro, e a tutte le sue truppe delle quintalate di rakia, e affermò e disse: se voi ci aiutate a sconfiggere i turchi, noi vi mandiamo per circa 3 anni una bella fornitura di rakia. Ricordiamo che la rakia... E quelli non gli parlava neanche vero. Gli hanno detto: ti diamo tutto quello, ti mandiamo al massacro tutti quelli che riusciamo a rastrellare, li ingaggiamo nell'esercito, voi continuate a mandarci la rakia, noi continueremo a darvi sostegno nella lotta contro i turchi. Sì, infatti fu quello che poi successe, perché la rakia, ricordiamo che la rakia, che è la vodka bulgara, innanzitutto è fatta di prugne e non è fatta come la vodka dalle patate o come la... Sì, però da quello che mi risulta a me, la rakia che veniva mandata ai russi non era proprio esattamente la rakia che si tenevano per loro, la facevano con i noccioli delle prugne. Sì, esatto, e poi considerando che era ad una gradazione, cercavano comunque artificialmente ad alzare la gradazione, perché i bulgari conoscevano molto bene i russi, e offrivano quindi una gradazione molto più alta, era molto stancante, tant'è che molti, i turchi, scrivendo nei loro, i generali turchi impiegati nel reprimere il tentativo di indipendenza bulgara, scriveva che arrivavano queste frotte di russi molto eccitati, tutti molto contenti a combattere. Un generale turco scrisse che i russi sembravano dati al massacro, che cercassero il massacro. In realtà, sì, quelli li facevano bere e poi gli dicevano: guardate, se ne volete ancora, sfondate le linee, perché dall'altra parte ce n'è quanta ne volete. Infatti è interessante da notare che a Sofia c'è appunto un monumento allo zar Alessandro, che aiutò, ma c'è anche la scritta che i russi morti nella guerra d'indipendenza bulgara sono molto più di quelli che erano bulgari. Che sì, infatti erano... questo è tipico, purtroppo la Russia da questo punto di vista è un paese valoroso, un paese che ha fatto tantissime guerre, ha sofferto e sotto tanti aspetti soffre tuttora, perché ci sono comunque diversi focolari e diverse forze hanno sempre cercato di aggredire e ad attaccare la Russia. La Russia ha questa caratteristica, che è un popolo, un paese invincibile, però quando c'è uno scontro, se si vanno a tirare le somme,
ha più perdite del paese perdente, un paese che ce la fa sempre a vincere a spuntata con tutti, al prezzo di subire danni superiori rispetto al paese, alla forza nemica che è riuscita a sopraffare. Sì, ma in questo caso notiamo che il motivo vero del sostegno fu questa fornitura promessa per, non ricordo se per 2 o 3 anni, di rakia alla causa russa, e questo generò, vediamo, questo generò alla causa bulgara, e questo generò una sorta di eccitazione fibrile per il sostegno al movimento per l'indipendenza bulgara. È da notare, insomma, che fu l'unico caso nella storia europea in cui i bulgari, dopo, fino alla seconda guerra mondiale, in cui i bulgari e i russi si trovarono esattamente sullo stesso fronte. Beh, certo che ci sono fattori che accomunano, e quei fattori lì sono determinanti anche per creare coalizioni disposte a vincere per un ideale comune. Ok, Patrizio, è finito il nostro tempo a disposizione, colgo l'occasione per salutare tutti i nostri affezionati radioascoltatori che ci ascoltano e passo la parola di nuovo a Patrizio per il saluto consuetudinale di chiusura. Io faccio, come a tutti, un saluto e un augurio di buon anno come al solito, e ricordo che chi fosse interessato ai miei servizi può sempre contattarmi alla mia mail, da sempre presente nel forum di Andrea. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima.